4 giugno 1948. Daniel François Malan, leader del Partito Nazionale Sudafricano, viene nominato primo ministro. Durante i successivi 6 anni, prima del suo ritiro dalla vita politica attiva nel 1954, Malan attua con decisione la politica di apartheid, emanando un gran numero di leggi tendenti a preservare l'identità dell'etnia bianca afrikaner attraverso la segregazione della popolazione di colore. Il divieto di matrimoni e rapporti sessuali tra bianchi e persone di altre origini, la deportazione dei neri in strutture appositamente create o in territori destinati solo a determinate etnie, la segregazione razziale nei locali, nelle strutture, sui mezzi pubblici, sono solo alcune delle leggi emanate dal governo di Malan. L'apartheid sarà condannata dall'ONU come crimine internazionale nel 1973 e in seguito crimine contro l'umanità.